Un caro saluto a tutti e a tutte le menti aperte che hanno capito i grandi inganni. È impossibile che qualsiasi bussola possa funzionare su un globo terrestre. La bussola può funzionare solo su una terra piana, ma non su una terra sferica. Ci sono due ragioni principali per questo. Primo, una terra sferica non ha alcun campo magnetico, 0%. E due, perché la bussola non può puntare contemporaneamente al polo nord e al polo sud su una superficie sferica. La Terra a palla è stata ideata, promossa e diffusa per fattori politici, vedi globalizzazione, di istruzione, ovvero di indottrinamento, ed economico, ovvero dipendenza dalla moneta. Tre fattori per sfruttare e sottomettere tutta la popolazione mondiale e tenendo divise le persone col mantenimento delle diverse religioni. È sotto gli occhi di tutti. Politicamente portano avanti la globalizzazione per istituire il modello cinese, schiavi ubbidienti, ma ben se ne guardano di globalizzare le religioni che, guarda bene, sono necessarie per fomentare le guerre. Adesso passiamo al disegno per mostrarvi le due ragioni di cui vi ho parlato. Questa che vedete è la rappresentazione della Terra. Non è in scala, ma è utile per spiegare come funzionano le teorie sulle quali basano i loro assunti. Vi invito a vedere il video Campo magnetico della Terra e il continente nascosto al nord, da cui si accede attraverso la voce su indice alfabetico Polo Nord nascosto, dove si dimostra che i metalli fusi perdono qualsiasi magnetismo al di sopra di determinate temperature, ben al di sotto delle temperature indicate in quelle che andiamo a leggere di seguito. Il secondo cerchio rappresenta il nucleo esterno. Il nucleo esterno è composto da ferro fuso e altre leghe. E qui già andiamo a cozzare sui dati, dove ogni giornalino scientifico scrive le cose a vanvera. Non faccio comparazioni di alcun tipo contestate in lingua inglese, perché andremmo a scoprire dati ancora più sconcertanti. Wikipedia scrive: il nucleo esterno liquido è composto principalmente da ferro e nickel ed è caratterizzato da una temperatura di 3000 gradi centigradi. La Treccani enuncia: nella sua parte liquida esterna la temperatura stimata è tra 4000 e 5000 gradi centigradi. Bella differenza, vero? Visto che siamo sulla Treccani, vediamo il nucleo interno. Il nucleo interno è solido, con una temperatura tra i 5000 e i 6500 gradi centigradi, mentre Wikipedia afferma che il nucleo interno è viscoso, con una temperatura attorno a 5400 gradi centigradi, 6000 gradi centigradi. Avete visto che differenza? Uno parte da 5000 e l'altro da 5400 gradi centigradi. Inoltre, uno dice che il nucleo interno è solido e l'altro dice che il nucleo interno è viscoso. Mistero della fede. Anche i raggi dei nuclei sono diversi. Ma siccome nessuno ha alcuna prova scientifica dell'esistenza del nucleo, andiamo avanti per dimostrare il funzionamento, meglio il non funzionamento, della bussola sul globo. Qui siamo sull'equatore. Se teniamo in mano la bussola, dobbiamo tenerla parallela al terreno, perché solo se la teniamo piana può funzionare e l'ago può ruotare liberamente. Ora, per indicare il campo magnetico a nord, dovrebbe puntare a 45 gradi, ma non funziona così la bussola. Qui sta puntando verso lo spazio, sia la parte che indica il nord, sia la parte che indica il sud. Non dimentichiamo che qui al centro della Terra non c'è alcun campo magnetico, ma andiamo avanti. Qui abbiamo il polo sud e qui il polo nord. In questo punto vediamo una bussola, qui un'altra e qui al polo sud un'altra ancora. Questo è il nord della bussola. Questo è il nord della bussola e questo è il nord della bussola. Rivediamo. Se siete qui all'equatore, la bussola indica il nord in questo punto e il sud nel verso opposto. Ricordate che la bussola va tenuta in piano nella vostra mano e non può indicare il nord della Terra, perché l'ago non funzionerebbe. Invece il nord qui punta verso lo spazio, ovvero verso dove non si sa, e il sud della calamita punta nella direzione opposta, verso lo spazio infinito. Inoltre, se vi trovate vicino al nord, su una terra a palla, la bussola punta a nord, ma l'ago a sud punta verso lo spazio infinito e non potrà mai puntare qui. E se vi trovate qui al polo sud, la bussola che tenete sempre piana nella vostra mano, che punta al polo sud, significa che il polo nord punta verso lo spazio infinito. Non dimenticate che i metalli fusi automaticamente perdono qualsiasi magnetismo. Vi ricordo di fare le vostre ricerche libere ed indipendenti attraverso le copiose voci che trovate sul fornito indice alfabetico, sempre aggiornato,
con a disposizione video che il regime non consente. Oltre a questo canale c'è anche il secondo canale YouTube. Il libro Il risveglio in bianco e nero è sempre a disposizione nella versione cartacea ed è a colori solo nel formato ebook. Attualmente collaboro con Canal 104 Plus Telegram e, ma solo se vi va, è gradito anche il semplice valore di una buona tazzina di caffè. Grazie di aver guardato!